Siamo entrati nelle istituzioni con un impegno chiaro per i cittadini: tagliare i privilegi. Per noi il taglio ai vitalizi è sempre stato un punto fondamentale. Durante questa legislatura siamo già riusciti a portare a casa un primo risultato. Siamo riusciti a tagliare i doppi incarichi, i doppi emolumenti e siamo riusciti a fare un taglio parziale dei vitalizi. Ma ricordiamoci che il taglio è momentaneo. Questo significa che tra poco scadrà questo provvedimento e noi abbiamo l'obbligo di presentare una legge, di far approvare una legge che glieli tagli definitivamente. Cosa vogliamo noi? Rimodulazione su base contributiva: hai versato 100, prendi 100, non che hai versato 5 e prendi 2000, perché questo è quello che succede in questa regione. Gente che non ha versato un euro per anche solo pochi giorni, pochi mesi, che prende un vitalizio da quando ha 60 anni. Una cosa inaccettabile, una cosa indegna. Noi quindi glieli vogliamo tagliare, glieli rimoduliamo su base contributiva come qualsiasi cittadino. E per tutti quei consiglieri, ex consiglieri, perché questa legislatura noi il vitalizio non l'abbiamo mai avuto, che hanno ancora il diritto e che lo dovranno maturare. Vi faccio un esempio: come Formigoni, tanto per farvi un nome a caso, dovrà prendere la pensione a 66 anni su base contributiva e non un privilegio. Questi sono concetti semplici: età pensionabile fissa come qualsiasi cittadino, rimodulazione su base contributiva come qualsiasi cittadino, taglio ai vitalizi del passato, taglio ai doppi incarichi, perché per noi l'equità è fondamentale. Dateci il vostro contributo, per noi è importante depositarlo il prima possibile, così che chiunque sarà in regione nel prossimo mandato avrà già il testo di legge da far approvare, condiviso con la rete, per battagliare subito, perché altrimenti gli regaliamo soldi a quelli che non se li meritano.